Match winner, la tocco per la serie, la tocco piano sul gol. Sì, ci ho creduto, perché comunque anche se vedi il secondo tempo ho cercato di tirare anche da fuori area, non parlare del portiere. Insomma, ci abbiamo creduto fino alla fine, al di là del match winner, insomma è stata importante la vittoria. Ecco, quanto affanno però nel primo tempo, perché? Magari loro avevano più gamba, loro nel primo tempo ci venivano a pressare dappertutto, noi solitamente tendiamo a giocarla da dietro sin da subito. Abbiamo delle difficoltà, più che altro per la palla che schizzava, loro venivano a pressare, avevano più gamba e magari ci hanno messo in difficoltà. Poi alla lunga siamo andati fuori. Ecco, alla fine hai chiuso terzino destro, ti stai ritrovando in un nuovo ruolo per il finale di carriera. Sì. No, finale spero di no, perché va ben 30 anni. Diciamo alla lunga. Alla lunga. Sì, no, è un ruolo che comunque ho ricoperto già in passato da quando ero under, non ci sono problemi, insomma, è quello che serve alla squadra, quello che riesco a dare. Se devi trovare una pecca al Sant'Agnello, se devi trovare un merito in questa partita? Pecca, magari il primo tempo se sfruttavamo delle 2-3 ripartenze, che magari abbiamo perso palla sulla tre quarti loro, potevamo essere più pericolosi. Una nobile, insomma, come dire, pregio alla squadra, quello che dico fino alla fine, i propri mezzi, tipo dal secondo e primo gol, abbiamo dato una marcia in più. Gragnano recrimina sul gol annullato di Carotenuto nel finale del primo tempo, sul calcio d'angolo e su un presunto tocco di mano di D'Agostino al limite dell'area. Sempre tu eri vicino, sempre al primo tempo, tu eri vicino, come l'hai visto? Ci sono stati episodi che comunque possono darti ragione, darti contro, anche a noi, uguale è stato per noi. Primo il gol annullato, l'arbitro sembra che abbia fischiato prima che partisse addirittura la palla, quindi non mi sento dire un gol annullato, comunque c'era fallo prima che partisse la palla. Cosa cambia questo finale di campionato? 4 punti avete festeggiato, però il mister dice mancano 8 finali e mezza perché c'è un turno di ricorso. Sicuramente abbiamo vinto la battaglia, non la guerra, come si dice in genere. Sicuramente è stata una partita importante, 3 punti guadagnati su una diretta concorrente alla vittoria del campionato. Sicuramente non ci fermeremo qui e metteremo subito già la testa a posto lunedì per affrontare. Ma dedica per questo gol? No, la dedica va alla squadra, al presidente, anzi che ci mettono impegno, e veramente va a loro che ci credono in primissimo. Grazie, bocca al lupo.